Amici di Funner, ben ritrovati. Quella che si sta per disputare è la sfida tra la Jolly Gomme e l'Imparato Case, gara valevole per la 17ª e penultima partita del campionato. Per i padroni di casa la possibilità di agganciare il secondo posto, che però con due partite ancora a disposizione non rappresenta un miraggio nemmeno per l'Imparato. È quasi tutto pronto, squadre già in campo, tra breve la 17ª di Serie B, Lega Calcio a 5. Gli rimane tra i piedi il pallone. Poi può ripartire Colocci, si libera di un avversario molto elegantemente, il tiro, gran gol di Colocci, l'1-0 di Colocci al 7° minuto di gioco, davvero un gran gol, 1-0. Intanto il numero 6 si è centrato, la conclusione sull'esterno, ha realizzato, non si era capito realmente perché sembrava aver colpito l'esterno della rete quel pallone, invece la palla è entrata. Pareggio, scusate la disattenzione, ma sembrava fuori. E invece c'è stato il pareggio dell'Imparato Case. 1-1 al 12° minuto di gioco. Che torna ancora da lui. C'è spazio. Poi la palla nel tentativo di servire avanti. È ripartita però la Jolly. Con la conclusione di Colocci col mancino. Interessante, respinta altrettanto buona di Imparato. Davanti De Nicolò, che intanto ha fatto di nuovo il suo ingresso in campo. De Nicolò buono da subito e va a realizzare. Questa volta è il vantaggio. Appena entrato De Nicolò fa 2-1. È un calcio di punizione alla Jolly Gomme. Colocci, buono il tocco del pallone, la conclusione, il palo, vicinissima al pareggio con il suo gioiellino Colocci. Qui la Jolly Gomme. De Vincenzo aggredito, serve Colocci, si allunga, se ne va, bella anche questa iniziativa del numero 5 che la tiene, poi conclude, stavolta è buona la risposta del portiere Imparato. Non devono lasciare spazio a questo giocatore perché è davvero micidiale con entrambe le gambe. Attenzione comunque, adesso De Vincenzo, la conclusione addosso all'estremo difensore e poi la palla che si perde oltre la via dell'out per gli ospiti, che adesso la perdono. Colocci a spazio, un uomo davanti a sé, lo mette giù, la conclusione, un grande intervento ancora di Imparato, Alessandro, buono anche il tiro però. E poi la palla nel rilancio del collega, la palla dentro, aveva servito un ottimo pallone con Locci, Contarelli ci aveva provato ma era stato bravo l'estremo difensore qua. Sorprendeva tutti, ancora l'ha Imparato, il pallone che rimane in zona pericolo, tiro respinto da Durante, palla che rimane lì, si insacca alla fine. Eh sì. Il 3-1 al praticamente allo scadere del primo tempo. Il 3-1 dell'Imparato Case. L'attesa del passaggio. Riceve ancora. Tanto si muovono gli altri due. Si allarga Colocci. Tiro addosso Imparato. Non la vuole tra i piedi in questo istante. Ha avvertito la minaccia. Poi ancora. Tinori, il tocco sotto. E con calma va a realizzare anche il 4-1. Il giocatore numero 7 Antinori. 4-1. Allo scadere della prima frazione di gioco. Davanti c'è Contarelli, pronto ad approfittare di qualsiasi palla spiova da quelle parti. La rincorsa di Vincenzo, il tiro, una bomba assurda sopra la traversa. Sfortunatissimo De Vincenzo, bellissima conclusione, direttamente da calcio da fermo. Riceve ancora Antinori, che guarda prima a destra, poi a sinistra, poi alla fine Bellucci. Allarga tutto dall'altra parte, sul compagno che si accentra, conclude. Durante respinge ancora. Si libera di un uomo aggredito da solo, continuava la sua corsa. Alla fine però ne è venuto fuori un calcio di munizioni. Un uomo in barriera. La rincorsa del numero 6. Il tiro e il gol direttamente da fermo sul calcio di punizione. Va a realizzare 4-2 al 13° tra Imparato Case e Jolly Gomme. Ancora Colocci. Bell'Antone a sinistra. Per nessuno lì davanti, prova la rincorsa De Nicolò, un tiro fortunato, un rimpallo addosso al giocatore che si va a stampare sul palo, davvero sarebbe stato un gol incredibile. Toccato dietro, tutto regolare, continua la sua rincorsa da solo tra tre giocatori, alla fine gliela portano via ma ci sono i suoi compagni dietro a far ripartire l'azione della Jolly. Colocci ancora, stavolta col mancino, ancora calcio d'angolo. Dai ragazzi! I compagni decide di andare davanti, il tiro di sinistro ed è ancora un gran gol! Il terzo personale di Colocci questa sera, 4-3, si rifà sotto prepotentemente la Jolly Gomme, un Colocci incredibile.
Rimpallato il suo tiro, può ripartire Colocci, contropiede, attenzione, allargato molto bene a destra, De Vincenzo, poi si fa intercettare il tiro, Colocci la conclusione, per poco questa volta, stavolta è stato bravo Imparato. Si allontana Bellantone, torna a difendere dietro. Ecco il triplice fischio del direttore di gara che pone fine al match qui sul campo numero 1 dello Sporcidi, amici di Fan. La squadra della Imparato Case va a battere la Jolly Gum, partita che finisce per 4-3. 17esima giornata di campionato, quindi una sola partita al termine. Comunque sia, nessuna delle due squadre era a rischio, entrambe le due compagini si andranno a giocare comunque sia i play-off.